Cristiano Vignali per Agenzia Stampa Italia, siamo in compagnia della cantautrice abruzzese Stephanie D'Amato, che recentemente ha vinto un premio Roma Videoclip. Stephanie, lei è una cantautrice, insomma, che da alcuni anni ha iniziato la sua carriera, una cantautrice giovane, e ci parli della sua esperienza nel campo musicale, nel campo della musica in genere. Sì, allora, innanzitutto ti ringrazio per avermi dato questo spazio, Cristiano, e sicuramente la citazione più importante che devo fare è riguardo alla mia carriera musicale, appunto abbastanza recente. Quest'ultimo premio che ho vinto esattamente mi è stato consegnato il 15 dicembre scorso, dove alla presenza di una giuria accreditata siamo stati appunto convocati a Roma, dove in pratica una serie di cantautori, artisti emergenti avevano la possibilità di far vedere i propri video, appunto, diciamo, emergenti, quindi non video di cantanti conosciuti e famigerati. E durante questa occasione appunto ho vinto questo premio, la 14ª edizione di Roma Videoclip, di quest'ultimo pezzo che ho scritto praticamente, che è Nella polvere della terra, un pezzo scritto per un mio amico che di recente ha subito un lutto molto, molto grave, e ho avuto tante soddisfazioni da questo videoclip perché appunto c'è un pezzo di una storia che io stessa ho vissuto di riflesso. Si può dire di che parla questo? Sì, certamente, è un evento che si è verificato ormai sono 3 anni, e da poco che tra l'altro c'è stato l'anniversario della morte di Marco, che è appunto la persona, il fratello della persona a cui ho dedicato la mia canzone, quindi questo ultimo videoclip. C'è stato un incidente purtroppo lungo la Piana delle 5 Miglia, al ritorno da una partita. Per chi non lo sa, la Piana delle 5 Miglia è la strada che porta a Roccaraso e al Parco Nazionale. Esattamente, c'era stata poco prima dell'incidente una dimostrazione di rugby sulla neve, e al quale aveva appunto partecipato a questa dimostrazione Marco e Maurizio Liberatore, che sono Maurizio in particolare il mio amico. E al ritorno da questa partita dimostrativa purtroppo c'è stato questo incidente stradale, che ha purtroppo visto la morte sul colpo di uno dei ragazzi che aveva partecipato alla partita, un 16enne, Salvatore, e il nostro amico Marco è morto 3 settimane dopo di coma. Per cui insomma è una canzone che per me è molto importante, e l'ho scritta perché in quel momento mi ha parlato il cuore, e la ragione per cui l'ho scritta è stata perché Maurizio, che giocava a rugby, tra l'altro era anche istruttore, ha, come si suol dire, appeso le scarpe al chiodo nel momento in cui suo fratello è venuto a mancare, perché comunque la ragione per cui giocava era anche quella di stare con il fratello, e quindi sai, nel rugby c'è questa filosofia molto particolare, molto familiare e fraterna tra i giocatori. E l'ho scritta perché un giorno lo chiamai per avere delle citazioni in merito a una partita, e lui mi disse che non stava più giocando, e la motivazione era quella lì che appunto ti ho appena spiegato. Progetti futuri nel campo musicale? Progetti futuri, sto scrivendo altri pezzi, comunque sia, noi quando abbiamo delle voci dentro, queste voci devono essere in qualche modo messe su carta, quindi abbiamo sempre qualcosa da dire, qualcosa da scrivere. Parteciperai a qualche festival? No, al momento no, perché ho un progetto di andare a Londra e fare un'esperienza a Londra di vita, che magari si può tradurre anche in un'esperienza musicale, non lo sappiamo, anche perché Londra è la patria di tanta musica che noi ascoltiamo oggigiorno, che è stata ascoltata negli anni 50, anni 70, no? Sappiamo che è la patria di tanti grandi artisti passati e attuali. Quindi al momento il mio progetto è questo, di andare fuori da qui per vedere un attimo cosa c'è al di là dell'Italia, e magari non si sa mai, posso pure tornare e partecipare a qualche festival lì. Ringraziamo Stephanie D'Amato, da Cristiano Vignali è tutto per Agenzia Stampa Italia, grazie.